Benvenuti a questo video dedicato a Toto Cutugno, un'icona della musica italiana. Oggi esploreremo la sua vita personale, la carriera musicale e alcune curiosità interessanti su di lui. Iniziamo con una panoramica della vita personale di Toto. È nato a Fosdinovo, in Toscana, nel 1943. Ha trascorso la sua infanzia in un ambiente familiare ricco di musica e passione per l'arte. Fin da giovane, ha dimostrato un talento straordinario per la musica, imparando a suonare diversi strumenti e scrivendo le sue prime canzoni. Passando al suo lavoro, Toto Cutugno ha avuto una carriera musicale di grande successo. Ha debuttato nel mondo della musica negli anni 60 come cantante e autore di canzoni. Il suo talento lo ha portato ad essere riconosciuto a livello nazionale e internazionale. Nel corso degli anni, ha pubblicato numerosi album e singoli che hanno conquistato il cuore di milioni di persone in tutto il mondo. Oltre alla sua carriera musicale, Toto ha anche svolto diverse attività nel campo dell'intrattenimento. Ha partecipato a programmi televisivi, recitato in film e ha anche scritto libri. La sua versatilità e il suo carisma lo hanno reso un personaggio amato e rispettato non solo nella musica, ma anche nell'ambiente dell'intrattenimento in generale. Ma veniamo alle curiosità su Toto Cutugno che forse non tutti conoscono. Innanzitutto, sapete che ha vinto l'Eurovision Song Contest nel 1990 con la canzone Insieme, 1992? È stato un momento memorabile nella storia della musica italiana. Inoltre, Toto era un grande appassionato di calcio e ha scritto diverse canzoni ispirate a questo sport, dimostrando la sua versatilità artistica. In conclusione, Toto Cutugno era molto più di un semplice cantante. È un'icona della musica italiana, un talento poliedrico e una personalità affascinante che ha lasciato un'impronta indelebile nel panorama musicale mondiale. La sua musica continuerà a ispirare e ad emozionare le generazioni future. Grazie per aver guardato questo video. Se vi è piaciuto, non dimenticatevi di lasciare un like e condividere con i vostri amici. Ci vediamo al prossimo video! Benvenuti a questo video dedicato a Toto Cutugno, un'icona della musica italiana. Oggi esploreremo la sua vita personale, la carriera musicale e alcune curiosità interessanti su di lui. Iniziamo con una panoramica della vita personale di Toto. È nato a Fosdinovo, in Toscana, nel 1943. Ha trascorso la sua infanzia in un ambiente familiare ricco di musica e passione per l'arte. Fin da giovane, ha dimostrato un talento straordinario per la musica, imparando a suonare diversi strumenti e scrivendo le sue prime canzoni. Passando al suo lavoro, Toto Cutugno ha avuto una carriera musicale di grande successo. Ha debuttato nel mondo della musica negli anni 60 come cantante e autore di canzoni. Il suo talento lo ha portato ad essere riconosciuto a livello nazionale e internazionale. Nel corso degli anni, ha pubblicato numerosi album e singoli che hanno conquistato il cuore di milioni di persone in tutto il mondo. Oltre alla sua carriera musicale, Toto ha anche svolto diverse attività nel campo dell'intrattenimento. Ha partecipato a programmi televisivi, recitato in film e ha anche scritto libri. La sua versatilità e il suo carisma lo hanno reso un personaggio amato e rispettato non solo nella musica, ma anche nell'ambiente dell'intrattenimento in generale. Ma veniamo alle curiosità su Toto Cutugno che forse non tutti conoscono. Innanzitutto, sapete che ha vinto l'Eurovision Song Contest nel 1990 con la canzone Insieme, 1992? È stato un momento memorabile nella storia della musica italiana. Inoltre, Toto era un grande appassionato di calcio e ha scritto diverse canzoni ispirate a questo sport, dimostrando la sua versatilità artistica. In conclusione, Toto Cutugno era molto più di un semplice cantante. È un'icona della musica italiana, un talento poliedrico e una personalità affascinante che ha lasciato un'impronta indelebile nel panorama musicale mondiale. La sua musica continuerà a ispirare e ad emozionare le generazioni future. Grazie per aver guardato questo video.
Se vi è piaciuto, non dimenticatevi di lasciare un like e condividere con i vostri amici. Ci vediamo al prossimo video!